Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria. Chieti Pescara, Rete 8, parliamo nella puntata odierna di un tema che a noi eh, è molto caro, vale a dire parliamo di sostenibilità, continuiamo ad affrontare questo argomento da differenti prospettive, ricordandoci che quando eh, parliamo di processi sostenibili stiamo affrontando un tema che riguarda la responsabilità delle eh, nostre generazioni. Che, eh, vale a dire non devono fare azioni che vadano a ripercuotersi negativamente sulle generazioni future. Tra i 17 obiettivi per la transizione sostenibile emerge che c'è la necessità di adottare un nuovo paradigma sia eh, economico, sociale e che ovviamente ambientale. Ne parliamo con gli ospiti che sto per uh, presentarvi uh, qui in studio. Torna a trovarci Alessandro Addari, vicepresidente di Confindustria Chiedi Pescara. Buonasera. Buonasera. E abbiamo Daniele Ecker d'Aleco, responsabile Sostenibilità Corporate di uh, Fater. Buonasera. Buonasera. In collegamento andiamo da Francesca Scoppetta che è avvocato in Roma. Buonasera a tutti. Bene, siamo pronti per affrontare il tema della puntata odierna quindi la prima domanda va ad Alessandro Addari per tentare di capire esattamente questa introduzione che abbiamo fatto, come si va a ricollegare con le varie dinamiche che si riscontrano nel nostro territorio, ma non solo. A lei la parola. Sì, grazie, appunto, la sostenibilità è sempre più un motore di crescita, un motore di internazionalizzazione, di sviluppo delle nostre aziende sui mercati internazionali e dunque deve essere colta come una grande opportunità, un'opportunità che va inserita nei piani aziendali, nel business plan, nei piani strategici, eh, sia nel caso in cui l'azienda lavori in filiera, quindi noi immaginiamo le grandi aziende Medio-grandi aziende che rappresentano eh, una grande opportunità per le micro-piccole imprese che lavorano nelle diverse filiere. Eh, I criteri sono sempre più stringenti di queste aziende per quanto riguarda appunto la selezione dei fornitori. E quindi un primo input è alle piccole imprese: eh, adeguiamoci, ma più che altro guardiamo il futuro. E cerchiamo di fare ricerca e sviluppo mettendole in rete anche proprio per avere maggiore possibilità di impattare sulla realtà, coadiuvandosi con il mondo dell'università, della ricerca, perché poi dalla ricerca e sviluppo nascono fuori eh, dei prodotti eh, innovativi e nell'innovazione possiamo trovare la strada della sostenibilità. Oggi in particolare, per fare un esempio, nell'industria agroalimentare si parla... Eh, già da molti anni di eh, packaging, packaging sostenibili, materiali compostabili, tracciabilità, eh, filiera appunto e quindi eh, quando poi ci interfacciamo con le grandi catene internazionali eh, statunitensi ma anche del nord Europa molto spesso già nella selezione dei fornitori questi criteri sono inseriti o si stanno sviluppando. Poi è chiaro che bisogna fare ricerca e sviluppo perché eh, il prodotto alimentare, il caso che stiamo trattando, è un prodotto che deve garantire la salubrità, che deve garantire la sicurezza alimentare e deve garantire una sufficiente shelf life, quindi durata a scaffale, in modo tale che il consumatore anche dall'altra parte dell'oceano possa gustare le nostre prelibatezze. E chiaramente questo è un esempio perché poi eh, questo eh, concetto di sostenibilità è declinabile in tutti i settori ormai merceologici. Decisamente, questo è un approccio introduttivo molto utile perché ci fa capire quanto le aziende possano adottare anche la sostenibilità come elemento eh, distintivo e caratterizzante. E vado dall'avvocato Scoppetta in collegamento per capire esattamente, anche dal punto di vista normativo, quali sono i vantaggi per le aziende che decino, decidono di intraprendere un eh, percorso di sostenibilità. Sì, allora io direi che i vantaggi sono complessivi. Se dovessimo mh, prendere l'acronimo ISG, potremmo dire che ci sono vantaggi a livello ambientale, sociale e di governance. In generale, un'azienda che eh, intraprende un percorso per la sostenibilità è un'azienda più stabile durevole nel tempo, quindi vuol dire che persegue obiettivi di business continuity in maniera eh, continuativa, appunto. Eh, in ambito sociale, i maggiori vantaggi sono, ovviamente, l'essere eh, un riferimento di maggior fiducia per i suoi stakeholder, sia interni che esterni. Gli stakeholder interni per eccellenza sono sicuramente eh, sia eh, i lavoratori, sia comunque. I fornitori con cui si hanno rapporti. Naturalmente anche gli azionisti, naturalmente anche eh, gli investitori e eh, i clienti invece, come stakeholder esterni e come eh, obiettivo di comunità anche eh, tutto quello che riguarda la comunità in cui opera l'azienda. Eh, avere un miglior clima eh, ambientale è sicuramente un vantaggio perché eh, può attrarre migliori talenti, può far sì che quindi l'impresa possa essere maggiormente competitiva. Naturalmente anche il fatto di essere coerente come identità rispetto alla corporate reputation attira ancora di più la fiducia di clienti e investitori. Un altro vantaggio di tipo ambientale è naturalmente eh, mettere in essere delle politiche che siano a basso impatto, quindi ad esempio dei percorsi di economia circolare. Eh, tutto questo riduce gli sprechi e diminuisce i costi, quindi, con un impatto positivo, naturalmente, ha una ricaduta anche finanziaria. Dal punto di vista della governance, in generale, dal punto di vista finanziario, è importante essere, eh, avere intrapreso un percorso verso la, la sostenibilità perché, naturalmente, questo comporta attrarre eh, gli investimenti, e quindi gli investitori privati, avere dei tassi di interesse migliori rispetto ai eh, finanziamenti e, naturalmente, poter partecipare anche ad appalti pubblici dedicati e, comunque, a accedere a fondi pubblici. Non ultimo, eh, i green bond. Che, eh, recentissimamente il 30 novembre in Comunità Europea sono stati oggetto di un regolamento eh, con un documento il 2136 appunto del 3011 pubblicato in Gazzetta della Comunità Europea che riguarda proprio il regolamento sui green bond, il che vuol dire che la Comunità Europea ancora una volta insiste sulla finanza sostenibile e ancora una volta eh, incide per regolamentare eh, in maniera... Comunitaria, appunto, quindi con delle regole univoche, tutto quello che va verso la sostenibilità. Quindi, sicuramente un ulteriore vantaggio per le imprese. Lei ha accennato a vari, eh, ovviamente, aspetti e ci ha parlato anche della reputation, della capacità di un'azienda di essere eh, non solo per convenienza ma anche di fatto un elemento di attrattività anche per eh, non solo gli stakeholders ma anche per eventuali collaboratori. E sappiamo che c'è un'azienda nel nostro territorio qui in Abruzzo che ha eh, un respiro internazionale e abbiamo un esponente che abbiamo già presentato in apertura di trasmissione che è una eh, rappresentanza di questa uh, realtà. Stiamo parlando di Fater, quindi eh, un'azienda italiana fondata nel 1958 a Pescara da Francesco Angelini e che dal 1992 è in joint venture. Tra Angelini Industries e Procter Gamble. Questo mi dà la possibilità di andare eh, da Ecker Daleco per capire per quale motivo la vostra azienda decide con eh, due anni di anticipo di adeguarsi ad un preciso ehm, diktat eh, europeo e quindi in quale modo interpretate questo concetto di sostenibilità. Prego a lei. Allora, mi piacerebbe rispondere a questa domanda eh, con una considerazione che riguarda l'evoluzione della sensibilità dei consumatori a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi, degli ultimi anni. Eh, I consumatori sono sempre più consumatori responsabili, sono sempre di più eh, cittadini responsabili ed oggi quello che osserviamo è che quando ogni giorno queste persone vanno ad acquistare dei beni, eh, dei servizi, eh, non si accontentano più solo del prodotto buono o di pagarlo il prezzo che loro ritengono opportuno per la qualità, ma eh, desiderano che le aziende produttrici in qualche modo abbiano una visione chiara e anche una progettualità concreta su temi che a loro stanno sempre più a cuore, temi afferenti appunto all'impatto ambientale, sociale e di etica del business di queste aziende. Chiaramente le aziende devono tenere conto di questa evoluzione della sensibilità dei consumatori, così come questa evoluzione è stata registrata dalle istituzioni europee che nel novembre dello scorso anno hanno emesso una direttiva chiamata CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive che estende l'obbligo di rendicontazioni su aspetti non finanziari, quindi su quelli che sono gli impatti ambientali e sociali delle aziende a un numero molto maggiore. Oggi stimiamo che siano circa 10.000 in Europa le aziende che sono tenute a rendicontare aspetti appunto non finanziari diventeranno oltre 50.000 da qui al 2025. Se portiamo questo ragionamento all'Italia dove sappiamo che la spina dorsale eh, del tessuto economico è fatta da piccole e medie imprese capiamo appunto l'impatto che questo tipo di direttiva potrà avere. Ma in Fater abbiamo accolto molto positivamente questa iniziativa da parte appunto delle istituzioni europee perché risuona molto in quella che è la nostra prima strategia aziendale, che è People First, cioè persone al centro, il cui obiettivo è quello di contribuire ogni giorno alla felicità delle persone che lavorano in Fater e alle comunità in cui, in cui operiamo. Ma se pensiamo anche che per rendere felice le persone bisogna prima di tutto ascoltarle, e anche l'ascolto è qualcosa che Fater ha nel suo DNA da, da sempre proprio grazie all'ascolto continuo dei bisogni dei consumatori che poi noi riusciamo a sviluppare grazie all'innovazione dei prodotti che soddisfano sempre meglio eh, quelli che sono i bisogni eh, dei consumatori. E quindi quando ci siamo chiesti l'anno scorso ma vogliamo aspettare il 2025 che sarebbe la data in cui diventerebbe obbligatorio per Fater eh, rendi, fare questo tipo di processo o vogliamo partire subito? Siamo stati tutti subito d'accordo appunto nell'iniziare questa entusiasmante avventura in, in largo anticipo. Lodevole, da parte vostra, eh, abbiamo visto mentre parlava Ecker D'Aleco alcune eh, infografiche che appunto andavano a sottolineare puntualmente eh, questi concetti. Mi sono eh, Notata una frase molto importante detta eh, dal dottore che eh, relazionava prima appunto che la responsabilità è una um, azione quotidiana, quindi non è qualcosa che eh, one spot eh, si fa per conquistare fette di mercato. Con questa considerazione io vado dall'avvocato in collegamento perché eh, ci sono tante aziende che giustamente eh, desiderano. Accreditarsi come aziende sostenibili, quindi c'è un rating, ma molte volte mh, si innesca un meccanismo di greenwashing eh, cosiddetto, quindi spacciare per sostenibile ciò che è sostenibile in realtà non lo è fino in fondo. Che cosa rischia un'azienda che intraprende eh, un percorso che non è? Eh, proprio eh, sincero nei confronti dei consumatori e nemmeno nei confronti del suo agire eh, quotidiano. Eh, ci dica dal punto di vista legale quali sono le implicazioni. Allora, faccio una piccolissima premessa di definire che cos'è il rating, perché anche su questo a volte ci sono delle eh, diciamo differenti comunicazioni. Il rating è sicuramente associato a una certificazione. Mm, quindi non può esserci il rating senza certificazione. Quello che comunemente invece troviamo sono quelli che si chiamano rating che, che derivano da un'autocertificazione. Spesso si tratta di un test eh, con più domande, più o meno insomma, eh, verticalizzate. Eh, e questo test però non corrisponde ad una vera certificazione e quindi il rating o cosiddetto tale che ne deriva non può corrispondere ad un vero rating, semmai si dovrebbe parlare di score, di punteggio. Eh, senza eh, voler eh, diciamo, creare una polemica, però bisogna dire che realmente l'unico rating che si può ottenere è quando esiste una certificazione di parte terza con un audit. L'audit è svolto da organismi che vengono certificati, riconosciuti da Accredia. Accredia è l'unico ente italiano che può rilasciare di fatto certificazioni. L'unica norma ad oggi completa per ottenere la certificazione e il, il conseguente rating, qualora ci, sono, ci siano i presupposti per la, eh, la certificazione di un sistema di sostenibilità, è l'SRG 88088 del 2020. È una norma completa perché si riferisce a tutti gli aspetti ISG e perché prende in considerazione i 17 principi dell'ONU e i principi etici, etici e sociali. È una norma completa perché, naturalmente, prevede. Lo sviluppo di un modello all'interno dell'azienda e l'implementazione del sistema. Quindi vuol dire che quando viene eh, fatta e verificata una certificazione e rilasciato il relativo al rating, quello che si sta certificando e di cui si sta rilasciando il rating è il sistema per la gestione della sostenibilità. Fatta questa premessa, che era necessaria, che cosa rischia l'azienda? L'azienda rischia innanzitutto eh, rischia di... Eh, um, quelle che vengono chiamate crisis management, che derivano ovviamente dalla ehm, cattiva reputazione che si genera quando rispetto ad un'operazione di greenwashing quello che ne, eh, che ne consegue è che l'identità dell'azienda non è rispecchiata dalla comunicazione eh, che viene fatta di eh, alcuni principi in tema di sostenibilità. Infatti sarebbe più corretto addirittura parlare di ESG washing. Eh, detto questo quindi è un problema serio perché oggi l'azienda non è più la scatola chiusa eh, in un contesto definito ma è un'azienda che ha una com comunicazione osmotica con l'ambiente, tant'è vero che, appunto, parlando di CSRD, come giustamente il dottor Ecker eh, riferiva, eh, si parla di doppia materialità, cioè di eh, impatti che l'azienda può avere sull'ambiente e sul sociale e di ritorno degli impatti che L'ambiente e il sociale possono eh, avere a livello finanziario, quindi delle ricadute a livello finanziario, quindi si parla appunto di materialità di impatto e di materialità finanziaria. Questo per dire che l'azienda ha, ehm, ha proprio una comunicazione eh, biunivoca con l'ambiente esterno, quindi ovviamente se la sua comunicazione e se la sua. Ehm, il suo essere eh, o comunque intraprendere un processo verso la sostenibilità non è coerente con la sua vera identità questo dà luogo a problemi seri di reputazione ci sono molti casi ben noti all'ordine del giorno e all'ordine delle cronache eh, che hanno ovviamente creato notevoli problemi in questo senso ripeto, quello che oggi è importante dire è che il rating è sempre associato alla certificazione e la certificazione è sempre di parte terza Sottolineatura doverosa, grazie per fare un appunto su, uh, su questo tema che non è assolutamente un dettaglio. È interessante sapere da dati Istat che vado a leggere eh, che le imprese che hanno effettuato almeno un'azione di sostenibilità ambientale in Abruzzo sono state il 60,4% rispetto al 61,8% nel eh, 2022 in Italia. Quindi desidero Partendo da questo dato, andare da, a Dari per capire nel nostro territorio esattamente questo andamento, come eh, si rispecchia e quali sono state le varie azioni che eh, pian piano dal suo osservatorio ha potuto eh, notare. A lei. Sì, grazie. C'è una forte impronta in quella che è l'innovazione di processo. Eh, anche, che poi consente anche una riduzione degli sprechi, una riduzione dei consumi energetici e quindi diventa un fattore di competitività, eh, un buona, una buona performance anche per quanto riguarda la, eh, la gestione di prodotto, l'innovazione di prodotto che a mio avviso va sviluppato ulteriormente. Quindi eh, la capacità dell'azienda di disegnare, quindi il, proprio il design sostenibile, cioè partire da zero in qualche modo anche su alcuni su alcuni prodotti e riuscire a spingere tutta una serie di, di prodotti legati poi ai servizi che garantiscano quanto ci stiamo dicendo questa sera, quindi la capacità dell'azienda di interpretare questo bisogno crescente di tutti noi come consumatori attenti, informati e responsabili. E eh, dal, dal punto di vista di Confindustria, ecco nel nostro territorio, Confindustria Keti Pescara ha lanciato... Questo concetto di rete di imprese, rete di imprese per la sostenibilità, quindi unendo due concetti in sostanza. Da una parte, fare rete tra le imprese con uno strumento molto leggero che è il contratto di rete, la legge 33 del 2009, che quindi consente a livello contrattuale di definire le regole del gioco, tra l'altro con una procedura molto agevole che è la procedura tipizzata, cosiddetta. E dall'altra parte, il tema della sostenibilità declinata in tutte le forme, quindi sociale, ambientale e nella governance con una forte attenzione alla capacità di queste imprese di proiettarsi sui mercati mondiali. Il bello eh, di questo lancio è che ha subito riscosso successo e quindi un, un, un ottimo numero di aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori merceologici, dei principali settori, che stanno aderendo e continuano ad aderire con l'idea eh, che il contratto di rete per l'appunto è qualcosa di aperto anche in futuro. Eh, azienda del sistema Confindustria non solo a livello territoriale perché abbiamo dato la possibilità di unirsi in questo progetto anche ad aziende di altre regioni, di altri territori, purché nel sistema Confindustriale che in qualche modo funge da garante, da facilitatore. Con l'idea tra l'altro anche non solo di scambiare prassi, scambiare buone prassi tra i vari attori, tra le varie aziende, informare e formare su tutte queste dinamiche, anche in futuro sui mercati e, um, e quindi innescare tutta una serie di, di sinergie, di processi virtuosi tra le aziende con la capacità anche poi di, inter di interloquire col sistema ad esempio dell'università, della ricerca che diventa un tassello fondamentale per fare in modo che poi i progetti siano sostenibili anche dal punto di vista economico perché poi non dimentichiamo che davanti a uno scaffale il consumatore dovrà scegliere con un colpo d'occhio e, e dovrà quindi dobbiamo anche capire quanto è disposto a pagare in più per un prodotto sostenibile o meno, ma eh, comunque con il saving, il risparmio poi delle risorse, delle, eh, delle materie prime o altro, eh, si riesce probabilmente, si riuscirà anche in futuro ad essere competitivi dal punto di vista dei costi. Importante il passaggio eh, relativo alla necessità di confrontarsi, fare rete per riuscire a impostare strategie eh, vincenti. A proposito di strategie, eh, io vado adesso eh, dall'esponente di Fater, eh, Ecker Daleco, perché eh, hanno una filosofia, insieme a People First leggiamo anche Everyday Matters, ogni giorno conta e quindi per costruire una strategia di sostenibilità, che sia durevole nel tempo, che abbia un impatto ben preciso, che sia ragionata, ehm, ci sono tante sfide da affrontare, ma ci sono anche tanti obiettivi da raggiungere. Quindi vado dal dottore per capire esattamente in FATER come si interpreta eh, questo passaggio. A lei. Grazie, grazie, grazie mille per la domanda. Ma, eh, ciascuno di noi ogni giorno compie delle azioni che determinano dei risultati. E ognuno di noi ogni giorno compie dei passi che disegnano un percorso, e noi crediamo che la sostenibilità sia proprio un percorso: sia un viaggio, non è un punto di arrivo, si sposta sempre un po' in avanti. E proprio per questo motivo, anche la costruzione di una strategia di sostenibilità, della nostra strategia di sostenibilità, è stato un percorso con, con diversi passi. No? Il primo passo, l'abbiamo accennato prima, sicuramente, sicuramente è stato l'ascolto. Eh, noi quest'anno abbiamo fatto la nostra prima analisi di materialità, è stata nominata prima: è una metodologia che permette di intercettare quelli che sono i temi più rilevanti per tutte le persone con cui un'azienda nello sviluppo della propria attività eh, economica viene a contatto e quindi come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto ascoltando oltre 400 persone tra fornitori, clienti, dipendenti, associazioni, eh, il mondo dell'accademia. Questo proprio per eh, conoscere da loro cosa si aspettano da, da Fater in termini appunto ambientali, sociali e di etica del business. Il secondo passo di questo percorso di disegno della strategia di sostenibilità è stata la consapevolezza, cioè eh, abbiamo ascoltato gli altri e eh, sulla base delle risposte abbiamo costruito, abbiamo individuato delle aree su cui lavorare, le aree più importanti per le persone che abbiamo ascoltato e su queste aree abbiamo definito dei target molto precisi, dei target molto chiari, e direi misurabili è fondamentale perché un altro tema importantissimo, anche questo l'abbiamo parlato prima ehm, con l'avvocatessa, il tema diciamo, del dato e del rating è assolutamente importante. Veniamo poi al terzo passo con cui abbiamo finalizzato la, la nostra strategia. Io penso che sia forse anche più importante che è la trasparenza. Allora, quando noi ascoltiamo qualcuno, eh, chi ci ascolta, chi eh, diciamo abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare, si aspetta delle risposte da noi, è la responsabilità di chi eh, ascolta e soprattutto si aspetta che eh, le nostre azioni siano in linea con quelle che sono state le dichiarazioni che abbiamo fatto. Quindi la trasparenza in questo senso è fondamentale, cioè, la stessa parola eh, rendicontazione viene da rendere conto, quindi il rendere conto di quello che se, di cui si fa. Alle persone che sono interessate a quell'azione è fondamentale. Questa cosa noi la facciamo, l'abbiamo fatta per la prima volta quest'anno con il nostro primo report di sostenibilità con standard GRI e certificazione esterna, ma la faremo chiaramente ogni anno. E per noi, il, il rapporto di sostenibilità, il report di sostenibilità, non è eh, come dire un documento che si fa una volta all'anno, poi si mette lì il TIC e sta a posto. Per noi, diventa veramente uno strumento di confronto quotidiano con gli stakeholder, prima usavamo questo termine, cioè tutte le persone che noi incontriamo nello svolgimento della nostra attività economica, un confronto continuo su come migliorare, abbiamo detto che la sostenibilità è un viaggio, abbiamo anche detto che la sostenibilità si fa solo insieme e quindi sicuramente il rapporto di sostenibilità diventa uno strumento che ci aiuta in questo continuo miglioramento. Bene, ho una curiosità in chiusura, abbiamo una manciata di secondi, esiste una differenza di come si percepisce la sostenibilità in una chiave internazionale, vale a dire gli italiani sono più sensibili ad una data tematica all'estero, vedete altri orientamenti visto che siete una multinazionale? Beh, sicuramente eh, ci sono aspetti comuni a tutto il mondo, basti pensare alla lotta al climate change, al riscaldamento climatico che come dire, ci vede tutti abitanti dell'unico pianeta che è il pianeta Terra e ci possono essere sicuramente aspetti più relativi alle specificità di un paese rispetto all'altro, per cui è chiaro che magari agli italiani stanno più al cuore alcuni aspetti eh, rispetto ad altri. Però tendenzialmente sulle cose più, più rilevanti che riguardano appunto la, la casa terra che ci ospita c'è un'omogeneità di, di intenti e di, e di azioni. Assolutamente, ci piace chiudere in questo modo, con la consapevolezza che è il momento di agire con una responsabilità complessiva, non solo dal punto di vista ambientale, ma c'è proprio un cambio di visione e quindi nuovi paradigmi che ci devono accompagnare verso la transizione e in un'ottica di salvaguardia eh, dell'ambiente, di consumi eh, responsabili e sostenibili. Quindi siamo giunti al termine della nostra trasmissione, saluto i nostri ospiti, vado in collegamento per eh, salutare e ringraziare eh, l'Avvocato Scoppetta. Grazie. Grazie a voi. Torniamo qui in studio, ringraziamo Alessandro Addari. Grazie, buonasera. Ancora Daniele Ecker d'Aleco. Grazie mille, buonasera. In regia Andrea Di Fabio, grazie per il supporto. Ovviamente ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata.